mi affido ovviamente a quelli che fanno di professione questo, tutte le previsioni sono che l'autunno potrà essere più difficile e più rischioso. Fino adesso abbiamo avuto per esempio la crisi di tutte le aziende che producono beni di consumo finali, come si dicono, cioè quelli che producono le scarpe piuttosto che le lavatrici, le automobili, eccetera, eccetera. Fino ad oggi non abbiamo ancora, e arriverà in autunno, la crisi di coloro che producono beni strumentali intermedi, grandi beni strumentali intermedi, per esempio le aziende che producono centrali elettriche e tutti gli apparati necessari o impianti di trasporti e di mobilità. Perché? Perché queste sono commesse in genere grandi di lungo periodo e quindi si è lavorato in questo anno ancora su commesse che c'erano, ma queste commesse si vanno esaurendo e il portafoglio ordini è scarso. Io l'altro giorno ero in Friuli, l'altra settimana ero in Friuli e ho incontrato l'amministratore delegato della Danieli, che è una delle più grandi compagnie italiane produttrici di grandi impianti siderurgici, non soltanto energetici, eccetera, che mi ha descritto una situazione drammatica, per cui da ottobre, questa è anche una delle principali firme italiane in questo settore, è in una condizione di grandissima difficoltà. Quindi la crisi c'è, la crisi è vera. Naturalmente la crisi si può affrontare, si deve affrontare, e l'Italia ha dentro di sé le risorse per farlo. Io credo che questo noi lo dobbiamo dire, perché se noi diciamo semplicemente che c'è la crisi, noi possiamo passare agli occhi di un cittadino come semplicemente quelli che denunciano una condizione vera ma quasi ne godono. No, noi non godiamo nel dire che c'è la crisi, non siamo, come dice Berlusconi, catastrofisti. Noi partiamo anzi dall'idea che l'Italia è un grande paese. Guardate, io uso sempre questa espressione, l'Italia è un grande paese, non è un'espressione consueta in Italia. Se voi chiedete a un italiano come definirebbe l'Italia, tutti vi rispondono che è un bel paese, e siamo a Certaldo, che è il simbolo di un bel paese, questo non c'è il minimo dubbio, no? Ma l'Italia non è soltanto un bel paese, è anche un grande paese. Cosa voglio dire? Non è che siamo un paese, una nazione ai margini dello sviluppo, no, di un continente diseredato. Noi siamo uno dei grandi paesi industriali che sta e vive nel cuore della parte alta e ricca del mondo, quindi siamo un grande paese. E un grande paese cosa significa? Significa che ha dentro di sé tutto ciò che è necessario per affrontare la crisi. Se io mi guardo intorno, siamo in Toscana, cosa mi vedo intorno? Vedo che questo è un paese che ha risorse finanziarie, risorse tecnologiche, risorse umane, siamo un patrimonio straordinario di sapere, di competenza, di professionalità, di lavoro, di tecnologia, di imprese, di centri di ricerca, di università. No, non è che manca qualcosa all'Italia per affrontare i suoi problemi. Dentro la società italiana noi abbiamo tutto quello che serve, solo che questo può non bastare, perché quello che serve, oltre ad avere tutte le risorse, le abbiamo, è che chi guida il paese sia capace di indicare una strada, di mettere in campo dei progetti, di mobilitare le risorse del paese, di chiamare a raccolta le energie, di dare il senso che ce la si può fare, di creare le condizioni per cui ciascuno pensa che vale la pena di spendersi, no? Guardate, nell'esperienza della storia, quante volte noi abbiamo visto che quando, diciamo, un paese si trova in un passaggio difficile della propria vita, della propria storia, la condizione per farcela è che ci sia che chi lo guida abbia la capacità di, no, innescare il salto. Churchill, che cos'è nell'immaginario collettivo nostro? Churchill è il primo ministro di un paese che ebbe la capacità di guidare fuori dalla tragedia un'Inghilterra che sembrava destinata a perdere la guerra, no? È diventato il simbolo, no, di un uomo politico capace di guidare un popolo, no? L'immediato dopoguerra in Italia e in Germania, di due paesi distrutti dalla guerra, da che cosa furono caratterizzate? Dal fatto che c'erano classi dirigenti, Adenauer in Germania, De Gasperi in Italia, che seppero, come dire, dare il senso a una nazione che bisognava mettersi in movimento e si poteva uscirne e ricostruire un paese distrutto. De Gaulle negli anni 60, di fronte alla crisi che la Francia vive con la decolonizzazione, che cosa rappresenta? Rappresenta la forza di un uomo politico che riesce a ridare
come dire, a una nazione che è smarrita dalla perdita della sua identità imperiale, il senso che ce la si può fare. Obama che cos'è? Un presidente che è riuscito a vincere perché ha chiamato a raccolta le migliori energie del paese nel momento in cui quel paese viveva una crisi di leadership economica e politica. Nel 96 e negli anni successivi, che cosa abbiamo fatto noi col governo dell'Ulivo? Ereditiamo un paese che veniva da Tangentopoli, dalla crisi del sistema politico, da una crisi economica profonda, con un livello di inflazione che era 3 volte quello degli altri paesi europei, con un debito pubblico che era il più alto d'Europa, con un deficit che era 3 volte quello degli altri paesi europei, e dicemmo ce la si può fare, indicammo l'euro come la leva per far uscire il paese da una condizione di precarietà, e tutti ci credettero, al punto che il primo gennaio del 99, quando entrò in vigore l'euro, voi non trovate un italiano che non pensasse, a torto ragione, che era anche merito suo. Avevamo dato il senso al paese di una sfida, no? Quello che manca oggi in Italia è questo. Se vogliamo usare una formula, e chiudo, il paese è grande, ma chi lo guida è piccolo. E in questa contraddizione c'è il rischio per il paese, no? C'è il rischio per il paese. Perché il paese ha le risorse per farcela, ma non ha una guida politica capace di valorizzarle, di metterle a frutto, di mobilitarle, di dare il segno. Questo è il punto. E questa è la sfida che noi dobbiamo lanciare. Veniamo al PD. E io ti chiedo subito, ma perché Fassino sta con Franceschini e non, come si pensava fosse più naturale, con Bersani? Perché apparentemente era naturale. E anzi, così apparentemente che la mia risposta è questa. Vedi, se tutti quelli che vengono da, come me, dai DS, PDS e qualcuno come me anche dal PC, e qui ce n'è tanti, decidono di votare per Bersani in nome della comune appartenenza d'origine, e tutti quelli che vengono dalla Margherita o dai popolari prima decidono di votare Franceschini in nome della comune appartenenza d'origine, abbiamo liquidato il Partito Democratico. Perché il Partito Democratico noi l'abbiamo fatto esattamente per andare oltre le appartenenze di ciascuno di noi, senza negarle. Io sono orgoglioso di aver vissuto la mia esperienza politica, non solo politica, anche umana, nel PC, nel PDS e nei DS. Non recrimino di averlo fatto. Poi di quella storia vedo le luci, vedo anche le tragedie, le ombre, i problemi, come tutte le storie, naturalmente. Penso, e non chiedo a Franceschini o a Castagnetti o a Rosi Bindi di recriminare o di mettere in causa la loro storia, di cui essi stessi sono orgogliosi. Noi abbiamo, quando abbiamo deciso di dar vita al Partito Democratico, abbiamo, come dire, lanciato a noi stessi una sfida, quella di mettere in campo un partito che per la prima volta nella storia del paese unificasse dentro di sé le diverse storie, culture, esperienze del riformismo italiano. Quel riformismo che storicamente in Italia è sempre stato plurale, cioè si è sempre espresso in più culture e non solo, ma lungo l'intero Novecento ciascuna delle culture riformiste si era organizzata con un proprio partito, o più di uno, in competizione con gli altri e spesso in conflitto. Noi abbiamo pensato che i cambiamenti che erano intervenuti nel mondo, in Europa e in Italia, consentissero di fare quello che la storia e la politica per lungo tempo non avevano consentito, di unire ciò che era stato a lungo diviso. Si riflette troppo poco sul fatto che noi l'Ulivo, che è il padre del Partito Democratico, l'abbiamo fondato dopo la caduta del muro di Berlino, non avremmo potuto fondarlo prima. Ovvio, il contesto internazionale e nazionale era un altro. Noi abbiamo, partendo da grandi mutamenti che erano intervenuti nel mondo, in Europa e in Italia, abbiamo pensato che ci fossero le condizioni per superare appunto le divisioni che la storia lungo un secolo ci aveva consegnato e per costruire le condizioni e per creare un unico grande partito progressista, riformista, che tenesse insieme la gente di sinistra e di centrosinistra e che fosse capace di esprimere un progetto intorno al quale raccogliere un consenso maggioritario degli italiani.
Questo è stato il progetto.